Sono con Andrea Bornei, inventore del bus per snowboardisti disabili. Allora chiedo subito a lui di introdurci la sua invenzione. Sì, è uno snowboard, un ausilio che consente di avvicinarsi al mondo della neve e allo snowboard persone per le quali sarebbe invece precluso questo mondo, quindi persone con gravi disabilità come paralisi cerebrale infantili, malattie degenerative, ma poi arrivare fino a ritardo mentale o a lievi disabilità. In funzione della disabilità c'è una progressione, lo scopo è rendere la persona più autonoma possibile. E potersi avvicinare appunto alle bellezze della montagna. Ok, infatti mi dicevi che il supporto è, diciamo, modificabile in funzione del grado di disabilità che ha l'utilizzatore e soprattutto tu puoi iniziare con un supporto molto invasivo per chi sta incominciando, si sta avvicinando alla pratica di questo sport, per poi andare a ridurre il supporto e rendere la persona autonoma, giusto? Esatto, in funzione del grado di disabilità si utilizzano meno determinati supporti e poi in funzione anche dell'apprendimento della persona nel tempo si possono ridurre, perché comunque un altro aspetto su cui puntiamo noi, infatti il dispositivo adesso è anche registrato come dispositivo medico sanitario, è la valenza terapeutica di questa attività. Con il tempo c'è un lavoro, c'è una crescita della persona a livello motorio, a livello fisico, a livello psicologico e la persona diventa sempre più autonoma. Nello sci c'era già qualcosa del genere, ma nello snowboard mancava assolutamente, se non mi sbaglio, cosa dici? Esisteva nello sci ed è ancora poco noto, in Europa fa ancora fatica a diffondersi, è un ausilio che si chiama go to ski o anche trotti ski, che consente appunto attraverso un manubrio e un meccanismo che tiene uniti gli sci di poter imparare, in modo particolare anche senza passare dallo spazzaneve per gravi disabilità. Nello snowboard non c'era ancora nulla. Ottimo, allora io ti faccio i miei complimenti e ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Grazie.